Il nuovo futuro, quello della Next Generation Puglia, in scena presso il nuovo Teatro Verdi di Brindisi, tra streaming e presenza. Una modalità nuova e una differente città che ospita per la prima volta la manifestazione. Due simboli dell'incontro, il digitale, cioè la tecnologia che ha consentito di realizzare l'evento nonostante le restrizioni ancora vigenti per i convegni, e Brindisi, la città candidata a diventare la capofila della rivoluzione green della Puglia e del Mezzogiorno. Partire dalla discussione e dibattito regionale proprio da Brindisi, città che ha bisogno di uno slancio propositivo, di sostenibilità, di guardare al futuro con grande coraggio e che sta affrontando già il tema della riconversione di Cerano. Ho scelto Brindisi perché è una città simbolo ed è insieme con Taranto con cui ci sarà quest'asse perché la regione investirà, e questo è uno dei progetti più importanti, molto sulla ricerca per esempio delle alternative che fino a questo momento abbiamo messo in campo. Discutere di transizione ecologica significa discutere della vita di questa città, una città che negli ultimi 60 anni ha vissuto di un'industria pesante, petrolchimico, la chimica, gli idrocarburi, le centrali termoelettriche a carbone. Ecco, si sta chiudendo una fase storica, la si apre in tutto il mondo, ma la si apre anche qui a Brindisi. Questa è una città che deve assumere, deve avere consapevolezza di quello che è e di quello soprattutto che può essere e può ritornare ad essere. E Confindustria si sta impegnando in questo senso per attirare investimenti che siano investimenti green.